ma a un certo punto videro dietro alla gabbiana un uovo. Subito si avvicinarono e lo annusarono, lo girarono. La promessa! E questo è l'uovo di cui Kinga mi ha parlato. Lo dovrò covare, lo dovrò crescere, insegnerò a volare. E così fu. Per giorni Zorman non si staccò mai dall'uovo, finché un giorno... Zorba non riusciva a credere ai suoi occhi. Il piccolo gabbiano era nato e lo aveva chiamato mamma. Per l'emozione Zorba non emetteva nemmeno un miagolio. Mamma, mamma, ho fame! Ti prego, mamma, voglio mangiare! E ora? Sapeva che i gabbiani mangiano il pesce, ma dove lo trovava? Gli offrì tutto ciò che aveva in casa, ma il suo becco era troppo tenero. Lo sapevo! Se non ci sei io qui, non ci prendete mai una soluzione. Con l'aiuto di Diderot e dei suoi amici, Zorba riuscì a sfamare il piccolo gabbiano per tanto tempo. Lo aveva chiamato Fortunato e lo portava spesso con lui. Insegnava ad amare la natura e ad apprezzare le piccole cose di ogni giorno. Una mattina, guardando il cielo azzurro, il piccolo gabbiano vide uno stormo di uccelli in cielo. Volavano molto in alto ed erano come lui. E Fortunato iniziò a piangere. Sono un gatto, io sono come loro. Voglio essere un gatto anche io. Voglio essere come te. Tu sei una gabbianella, una bella gabbianella. Non ho potuto aiutare tua madre, ma te sì. Ora è giunto il momento di seguire il tuo destino da gabbiano. Devi volare, Fortunato. Ma io ho paura di volare. Non ti devi preoccupare. Io ti starò vicino. Ti aiuterai, vedrai, ce la farai. Una volta convinti iniziano le lezioni di volo. Dalle cime più alte della libreria, dalla finestra, dagli alberi, Zorba era sempre accanto a lui, mentre gli altri si occupavano degli spedimenti. Più destro, un po' più destro! No, più a sinistra! Ma i risultati non erano soddisfacenti. Sono buona a nulla! Non dire così, non è vero! Vedrai, ce la faremo. Zorba non sapeva più cosa fare, finché si convinse che ad aiutarlo poteva essere solo un uomo, il maestro René. Il maestro René ascoltò con attenzione e fu subito disponibile ad offrire il suo aiuto. Presero il piccolo gabbiano e lo portarono in cima ad una torre. Dall'alto si vedeva il mare, nella sua vastità e nella sua limpidezza. Ho paura, mamma! Non ce la farò mai! Stai tranquillo, Fortunato! Non devi aver nessun timore! Ora volerai come tutti gli altri gabbiani e scoprirai quanto è bello il mare visto dall'alto! Ha ragione, Zorba. Nella tua vita avrai molti motivi per essere felice. Uno di questi sarà l'acqua del mare. Un altro il vento, un altro il sole, che arriva sempre come ricompensa dopo la pioggia. Apri le ali, ora volerai. Grazie, Zorba, ti voglio bene, non ti dimenticherò mai. E così, guardando il mare, si lanciò e sbatteva forte le sue ali, volando sempre più in alto, sempre più su, finché non scomparve dalla loro vista. Zorba e i suoi amici avevano imparato una lezione, quella di rispettare la natura per il bene di tutti, perché dalla natura dipende la nostra vita.